Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Dedo. Oggi andiamo a vedere i punti dove poter trovare la lama cinetica, o detta anche katana. Allora iniziamo a vedere il primo punto. Allora, l'ho già indicato sulla mappa, proviamo ad andarci. Eccolo qua. In questi punti troveremo sempre due katane. Facciamo sempre attenzione ai nemici. Allora, abbiamo quella epica e quella rara. Naturalmente la migliore è quella epica. Ok, il primo punto l'abbiamo visto. Dirigiamoci verso il secondo punto, che è all'incirca qui. Ok, ve lo faccio rivedere, proviamo ad andarci. Allora, il secondo punto è qui. Un attimo che entriamo, speriamo di non trovare nessuno. Piano superiore. Eccola. Secondo punto dove poter trovare la katana. Ok ragazzi, proviamo ad andare sul terzo punto, ve l'ho indicato sulla mappa. Ok, proviamo ad andarci. Ecco qua ragazzi, terzo punto dove poter trovare la katana, però non vi farò vedere perché mi sa che mi tocca tapparle. Ehi, no, devo per forza ammazzarlo. Ok ragazzi, andiamo a vedere il quarto punto. È su per giù qui a crocevia. Allora, dovrebbe essere sempre qui all'interno. Allora, qui già c'è stato qualcuno, però. Sì, infatti c'è ancora qualcuno, ragazzi. Ok, qui comunque era il quarto punto, ragazzi. I piedistalli dove stanno le lame cinetiche. Ok, proviamo ad uscire e vediamo di andare anche sugli altri punti. Questo è il quinto punto dove trovare le due katane. Eccole qua. Uno e due. Anzi, questa mo la cambiamo, ma non conviene cambiarla. Ok, ultimo punto sicuro per poter trovare la katana. Lo faccio anche rivedere sulla mappa. Andiamo ragazzi. Ecco qua il sesto ed ultimo punto dove trovare la katana o la lama cinetica. Eccola qui ragazzi. Ok, siamo riusciti in una sola partita a mostrarvi tutti e sei i punti. Ok, per correttezza completiamo la partita ragazzi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao!